Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Buongiorno ragazzi, benvenuti al Quirinale. Lo rendete più allegro. E allora, cominciamo. Buongiorno Presidente, mi chiamo Fabio Sinani della scuola di Roncofreddo. E quando gli capita di firmare degli atti che non gli piacciono, come si comporta? È una bella domanda. Quando mi arriva qualche provvedimento o una legge del Parlamento o un decreto del Governo, io anche se non lo condivido appieno ho il dovere di firmarlo. Anche se la penso diversamente, devo accantonare le mie convinzioni personali perché devo rispettare quello che dice la Costituzione, che la scelta delle leggi spetta al Parlamento e la scelta dei decreti che guidano l'amministrazione dello Stato spetta al Governo. E se non firmassi andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo non firmare. Quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione. Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee, perché non è a me che la Costituzione affida quel compito di fare le regole con le leggi o di guidare la macchina dello Stato, ma le affida ad altri, al Parlamento e al Governo. E io ho l'obbligo di firmare perché guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgano sulle regole dettate dalla Costituzione. La Repubblica non funzionerebbe più. Sono Emanuele Fiorentini, vengo dall'Istituto di Zagarolo, Alpio di Bullo, e la domanda che volevo porle oggi era riguardante la mafia, ovvero lei, che più di altri ha avuto scontri diretti con la mafia, ne ha mai avuto paura, ne ha paura ancora oggi? Ma vedi, io sono siciliano, di Palermo, nella mia città, nella mia regione, la mafia è un pericolo molto grave. In questi ultimi anni lo Stato ha inferto colpi molto pesanti, molto duri alla mafia e ne ha indebolito la forza, ma rimane sempre un pericolo molto grave e molto, è non soltanto allarmante, ma contro il quale mantiene sempre un impegno costantemente alto e molto forte. La paura, vedi, faccio riferimento alle figure più importanti, a quelle persone che sono rimaste vittime della violenza mafiosa perché la contrastavano, perché vi si opponevano, perché non si piegavano alla prepotenza dei mafiosi. Le figure più note sono, sapete tutte naturalmente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Io li ho conosciuti bene. Come ho conosciuto tante altre persone, magistrati come loro, uomini politici, giornalisti, carabinieri, donne e uomini della polizia, professionisti, che hanno rifiutato di piegarsi alla prepotenza mafiosa e sono stati assassinati per questo. Erano consapevoli dei pericoli che correvano, erano a conoscenza di questi pericoli, lo sapevano, avevano timore che potesse avvenire quello che poi è avvenuto, ma hanno vinto la paura, che è un sentimento normale quando vi sono dei pericoli, ma hanno vinto la paura perché hanno pensato che il loro dovere fosse più importante della paura. Hanno pensato che il rispetto della dignità propria e delle funzioni che svolgevano fosse più importante della paura di evitare i pericoli. Questa è la convinzione, l'atteggiamento, l'insegnamento da queste figure è cosa che ho sempre pensato per cercare di applicarlo. Questo vale sempre, dovunque, vale in queste grandi frontiere, quelle contro la mafia, contro la camorra, contro la criminalità organizzata in qualunque parte del mondo, vale anche in ogni altra condizione, non bisogna mai piegarsi alla prepotenza e alla sopraffazione della violenza. Alle volte può capitare anche a scuola che qualcuno pensi potersi imporre con prepotenza, magari con qualche gesto di violenza. E va sempre tenuto a mente questo insegnamento.
non bisogna avere paura, bisogna vincerla per rispetto di se stessi, della propria dignità e di quello che si fa, e mai piegarsi alla sopraffazione, alla violenza della prepotenza. Ma questo, l'insegnamento di quelle persone, è un insegnamento che va raccolto non soltanto per essere riconoscenti nei confronti, per ammirarli, ma per seguirne il comportamento nella vita quotidiana, costantemente. Buongiorno, signor Presidente. Come tutti sappiamo, l'Italia è una terra ricca di bellezze che tanti ci invidiano. Qual è il monumento a lei più caro e perché? Non potrei mai rispondere a questa domanda, perché non potrei fare preferenze tra un monumento e l'altro. No, ma la difficoltà della risposta consiste nel fatto che è difficile, pressoché impossibile, dire che c'è indicare un solo monumento a cui si è legati di più, perché il nostro paese è pieno di monumenti straordinari, quindi bisogna fare un elenco piuttosto nutrito. Però forse posso risponderti indicando due monumenti che in questo momento mi sembrano particolarmente significativi e con i quali avverto un legame di affetto particolare. Il primo è il Duomo di Norcia. Norcia, sapete, è uno dei comuni colpiti dal terremoto che tra l'agosto dell'anno passato e molti mesi successivi ha devastato l'Italia centrale, provocando molte vittime, creando molti danni, costringendo molte persone a abbandonare le proprie case, danneggiando molti monumenti. Tra questi monumenti c'è il Duomo di Norcia, del 1200, è crollato, è rimasta in piedi soltanto la facciata, una splendida facciata che è del 300, è un po' più leggermente posteriore al resto della basilica, del 300. Una bellissima facciata del Duomo di Norcia, rimasta in piedi come una sorta di scena di un palcoscenico teatrale. È rimasta questa splendida facciata, tutto il resto è crollato e sarà messa in sicurezza, perché sarà ricostruito il Duomo. Ecco, ma quello è un simbolo dei nostri monumenti. Quel Duomo così bello, con la facciata così bella, che ha resistito al terremoto, restando miracolosamente in piedi, è uno dei monumenti, forse rappresenta tutti i nostri monumenti. Penso spesso a quel Duomo, a quel monumento così bello, con grande attenzione e affetto. Un altro vorrei citarne, che la Basilica Superiore di Assisi. 20 anni fa è stata colpita da un terremoto, anche quella. È crollata una parte del soffitto, della volta, del soffitto della Basilica. Sono morte in quell'occasione purtroppo 4 persone, ma quella parte di soffitto, quella parte della volta che è crollata, sembrava perduta, distrutta. C'era un vuoto. È stata ricostruita, restaurata e riportata al suo splendore originario, perché dei bravissimi restauratori italiani hanno rimesso insieme oltre 300.000 frammenti. Pensate, 300.000 piccolissimi pezzi di mosaico crollati dal soffitto sono stati recuperati uno per uno, rimessi insieme e ricollocati lassù, restituendo integralmente la basilica, la completezza della sua bellezza artistica.